Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale Furti dintorni. Anche oggi seguiamo questo ladro che entra purtroppo in questa abitazione e commette il suo furto. Allora, guardiamo cosa succede in questo video. Eccoci qua, allora innanzitutto prima di partire vediamo il nostro ladro sullo sfondo di questa porta, di questa cucina, e fra poco aprirà la porta. Ora io adesso non posso sindacare con la facilità con quale apre la porta. Guardiamo, riguardiamo, guardate, non scassina, non rompe, sembra la porta forse quasi lasciata aperta. Non lo so. Vero? Cosa ne pensate voi? Secondo voi la porta era aperta, la porta non era aperta, il video è un fake, no? Perché noi accettiamo qualsiasi tipo di video, tutto può essere, no? Non è il nostro scopo è capire come queste cose possono succedere. In realtà, anche se la porta fosse stata chiusa, un ladro fa presto a scassinarla, fa presto a sfondarla. E anche qui capiamo l'importanza di un sistema d'allarme. Perché in realtà, soprattutto in Italia, la cultura dell'allarme, dell'antintrusione, no? Spesso la gente lo monta dopo aver subito un furto. Qua capiamo che i ladri possono in realtà entrare in casa, dobbiamo metterlo in conto ed è importante che installiamo un tipo di antifurto. Non ha importanza che sia iper costoso, iper evoluto, un semplice avvisatore. Per esempio in questo caso, insomma, fa strano perché la telecamera c'è. Quindi chi abita qui è una persona che alla sicurezza un po' c'è stato attento, perché ha fissato questa telecamera, ma anche questa telecamera. Quindi abbiamo già un sistema, un mini sistema di videosorveglianza. Quindi può anche darsi che l'impianto di furto ci sia oppure sia volutamente staccato. Non lo sappiamo, ma non credo, perché non andrebbe a smontarsi la TV, come dopo vedremo. Comunque sta di fatto che il ladro gira per casa a diversi minuti di tempo, invece un sensore nell'ingresso, un sensore in contatto magnetico sulla porta avrebbe potuto sicuramente tenere fuori il ladro, o anche la videosorveglianza con la notifica. Ci sono sistemi elettronici che mandano le notifiche direttamente con i motion detector, per esempio, no? In questo caso il ladro gira liberamente ed è importante garantire il tempo di intervento. Avete visto che il ladro è entrato perché si è dimenticato qualcosa, che è appunto la televisione, che adesso andrà a smontare. Decide di portarla via, quindi sicuramente ha rubato diverse cose. Ho detto prima che poteva essere anche un fake, perché in realtà sì, poteva essere anche un fake. A volte lo scrivete anche nei commenti, secondo me è un fake. Può anche darsi che alcuni di questi video siano creati ad hoc, no? Ma non ci sarebbe neanche niente di male, nel senso che comunque ci fa vedere una realtà comune, specialmente anche nel nostro paese sta diventando una realtà estremamente diffusa, no? Che sono quelli che sono i ladri all'interno delle nostre abitazioni. Sicuramente potrete anche voi raccontare decine di esperienze di persone che conoscete che hanno subito un furto. Quindi cosa ne pensate? Avete un sistema d'allarme? Pensate di metterlo? Scrivetelo nei commenti, iscrivetevi al canale, così ci teniamo aggiornati su altri video per sempre esaminare quello che potrebbe accadere nelle nostre abitazioni per poterci difendere da questi atti criminali. Ok ragazzi, ciao a tutti e buona visione con gli altri video.